Thank you.
speravamo, comunque ci aspettavamo, però speravamo. Senza un pubblico presente, coinvolto e che ci sostiene, qualsiasi cosa è difficile. Quando dobbiamo noi comunque un'impresa, per vincere il campionato di B, un'impresa, senza questi presupposti sarebbe più difficile. Poi speriamo di, che sia il primo passo per una riconquista del pubblico che abbiamo deluso l'anno scorso, per fare qualcosa di importante quest'anno. Palermo è già completo? Palermo non siamo mai completo. La domanda del 3 settembre, quando fa la chiusura mercato, sarà cosa fatta a gennaio, quindi è impossibile pensare che qualcuno ritenga un Palermo una squadra completa. Che teoricamente tutto si può migliorare, però teoricamente noi riteniamo di aver fatto qualcosa di importante, dando un organico definito, secondo le richieste dell'allenatore, quasi un mese prima dell'inizio del campionato, quindi pensiamo sia importante. Che aspettative ci sono per questo primo impegno di Coppa Italia? Beh, ci capita la squadra, una squadra di B che fa prenderci per caso, una squadra molto importante, nel sorteggio non è stato un sorteggio per fortunato, però dobbiamo essere bravi noi, dobbiamo presentarci, cominciano i punti, cominciano le partite vere, dovremmo essere pronti, speriamo di essere. Direttore, quanto e se cambiano le carte con l'avvio di Amoruso? Amoruso ci ha comunicato questa sua intenzione. Sinceramente non è cambiato nulla, lui ha dato una mano, per questo gli sono grato, però abbiamo lavorato sicuramente pensando con Gattuso, il presidente, Gattuso poteva crescere con noi, però si è preso una decisione diversa, gli auguriamo le migliori fortune, ma per il Palermo non cambia nulla. Abbiamo l'inserimento di Budan che sicuramente sarà prezioso, essendo un collante importante della società e squadra. E andiamo avanti. Tra Viviano, Mantovani, Rios e Veronica, chi è più vicino a trovare una sistemazione? Ma sono stati tutti molto vicini a tutto e poi sempre è mancato qualcosa. Adesso chiaramente di solito il mercato per tradizione dopo Ferragosto si torna a infervorarsi. Io credo che subito dopo Ferragosto troveranno tutti una collaborazione. Il discorso è un po' diverso per i portieri che quest'anno in Serie A sono arrivati molti portieri stranieri e qualche situazione non è andata come si voleva, però siamo vigili fino alla fine, c'è ancora tempo, vediamo. Per Viviano potrebbe esserci un ripensamento qualora il mercato dovesse determinare diverse strategie, cioè che Sorrentino dovesse andare via? L'acquisto di Sorrentino l'anno scorso è stato propedeutico al fatto che Viviano era un giocatore che pensavo fosse riscattato da Fiorentina e quindi non si pensava più a Viviano in casetta. Però sono giocatori del Palermo tutti, vedremo di trovare la soluzione migliore per ciascuno, poi quale può essere, c'è tempo, ripeto, fino al 2 settembre, vedremo cosa avviene. In questo frangente si alleneranno qui con la squadra o a parte? Siccome nella lista di trasferimento ho 12 giocatori, abbiamo convenuto di riprendere qui a Palermo. Di questi 12, 9 sono andati via. Adesso un manipolo un po' ridisegnato, però noi daremo accoglienza, daremo sostegno a questi ragazzi perché è troppo squadra. Grazie. Grazie. Allora, andiamo.